Ieri aveva detto di voler vedere una squadra che non cedeva spazio all'ansia. È stato accontentato? Sì, all'ansia sì, perché io vedo, ho visto una squadra che ha voluto vincere, ha cercato di dare tutto quello che aveva a se stesso. Dopo hai decisioni tattiche in tanti momenti non le migliori. Sulla questione di posizionamento, qualità tecnica non sempre continua e questo cioè, è normale non presentarci allo stesso modo che ci abbiamo presentato principalmente una buona parte dell'inizio della nostra stagione. Mister, sei deluso per questo ennesimo pareggio e rispetto al calo di cui parlava adesso della sua squadra? Lei si è dato una spiegazione, cioè la Fiorentina sembra andare un pochino più lenta rispetto a prima, non so se è una questione mentale, una questione fisica, una questione che conoscono di più gli avversari il vostro gioco, però siete meno fluidi, più prevedibili, ecco, almeno sembra così. Sì, il nostro gioco ha bisogno di tutti i giocatori in piena forma. Certo che a questo momento della stagione e anche con le prime botte di caldo, cioè non solo noi, ma credo che tutto il campionato i ritmi si abbassano. Comunque anche abbassando, cioè, la nostra capacità di gioco può mantenersi la stessa, ossia capacità di controllo del nostro avversario in posse, che ci permette occupare bene tutto il campo, che dopodiché riesci a alternare cambi di velocità nel nostro gioco sulla verticalizzazione e sulla combinazione di triangolazioni tra giocatore, come è stato il nostro gol, che ci possa permettere fare gol. Però hai bisogno di averci molto più continuità e cioè, ultimamente sta mancando anche questa continuità durante la partita.